Premesso che la società, rispetto alle dichiarazioni del pentito pedissano, ha già avviato una pratica legale affinché alcune affermazioni non vadano assolutamente ad infangare un cammino storico che il Crotone ha percorso negli ultimi decenni con grande onestà e professionalità, bisogna considerare a questo punto del campionato che ogni partita è di fondamentale importanza e per alcuni aspetti anche determinante, soprattutto se si tratta di uno scontro diretto e che le dichiarazioni del pentito non devono incidere sul comportamento della squadra. È inutile nascondersi dietro un dito, ma a detta di tutti perdere a Gubbio potrebbe veramente mettere il Crotone in una situazione delicata e probabilmente dal punto di vista psicologico il colpo che si andrebbe ad accusare potrebbe essere fatale. Il Crotone soffre di pareggite, non perde da diverse giornate e la cura Drago ha sortito anche belle prestazioni condizionate dal fattore sfortuna che sembra aleggiare con fermezza sul team rossoblù. Siamo costantemente alla ricerca dell'antidoto che possa finalmente metterci nelle condizioni di vincere una gara e ottenere 3 punti importanti per la salvezza. E sarebbe di vitale importanza se la si ottiene contro una diretta concorrente. In quel di Gubbio gli umori sono sotto i tacchi per via dei risultati che non arrivano, che hanno scaturito in settimana un avvicendamento anche in panchina. Questa situazione non ci permette assolutamente di dormire su 7 cuscini e non bisogna sottovalutare l'avversario e tantomeno considerare la gara da ultima spiaggia per loro. Le 1000 risorse e l'agonismo acceso di chi sa che con una vittoria la strada, per quanto possa essere in salita, diventa meno ripida, non deve trapelare dalle scelte del mister. Chiunque entrerà in campo dal primo minuto deve dare il massimo senza risparmiarsi e sudare completamente la maglia. La partita di oggi, torniamo a ripetere, speriamo sia l'antidoto alla pareggite, naturalmente con una vittoria. Secondo te, Massimo, Gubbio Crotone è da considerare una partita da ultima spiaggia per noi o per loro? No, da ultima spiaggia no, perché ce ne stanno altre 12, però sicuramente è una partita importante loro cercheranno di vincere a tutti i costi. Quindi noi dovremmo essere pronti sia dal primo minuto a ribattere alle loro sfuriate e pronti insomma nel ripartire. Loro hanno perso una partita importantissima a Nocera, hanno avuto dei problemini con lo staff tecnico, sembrerebbe che qualche problemino ci sia ancora, probabilmente tenteranno di ripagare Simoni e il loro pubblico dando il massimo contro il Crotone. Sì, è un pubblico che trasmette tanto entusiasmo, io ho avuto la possibilità di vederlo in qualche cassetta. È una città dove la Serie B l'hanno ritrovata dopo, non so, 60 anni, quindi è un pubblico che trascina questi ragazzi. Hanno dei buoni giocatori, delle buone qualità davanti, quindi dovremmo essere attenti e bravi a difenderci nel modo giusto. Che Crotone si dovrà aspettare, Simoni? Un Crotone pronto a questa trasferta, pronto a ribattere colpo su colpo. Ho bisogno di 11 gladiatori in questo momento, per cui sceglierò i giocatori anche in base alla loro condizione fisica. Diciamo agli amici di Gubbio che ti chiami Massimo. no, vabbè. Però è un Crotone che deve essere pronto alla battaglia. Un Crotone che sta dimostrando in queste gare che ha pareggiato, escludiamo la parentesi del Pescara, di essere in una buona condizione fisica, in una buona condizione di forma, che ha qualche piccola pecca nel portare a termine i vantaggi che ha sempre meritato sul campo. Sì, questa è un po', no, la pecca di questa squadra, nella gestione magari del vantaggio, perché è una squadra che va sempre alla ricerca del gol quando magari a volte bisogna un po' rallentare la manovra. Per cui dobbiamo migliorare soprattutto anche nel possesso palla e poi capitalizzare al meglio le occasioni che ci capitano. Sono d'accordo con te che bisogna affrontare gara dopo gara, però in previsione dell'Albino Leffe che verrà a farci visita sabato prossimo, prima del Gubbio, sarà anche opportuno non perdere lì in Umbria per tenerli a distanza. Sì, quando sono degli scontri diretti, incontri squadre che stanno sotto di te, normale, non è tanto il punto che pegli tu, ma è il fatto che la diretta concorrente non fa 3 punti.
per cui è importante non perdere, andare con la testa giusta, non barricarsi dietro, perché sennò questa non è una squadra che sa difendersi, e giocarsela a viso aperto. Ecco il prossimo turno: Padova Varese, Sampdoria Ascoli, Empoli Bari, Grosseto Cittadella, Gubbio Crotone, Regina Livorno, Modena Nocerina, Albino Leffe Sassuolo, Juve Stabia Torino, Verona Vicenza, Pescara Brescia.